No, ma si sono scansati perché giustamente Berlusconi è l'ex presidente del Milan e quindi giustamente lui viene a San Siro col Monza dopo che anni che sputa sangue investendo soldi per raggiungere la Serie A, arriva a Milano e dice ai suoi giocatori: no, raga, scansatevi! Ma di che malattia vivete? Tifosi non del Milan, di che malattia vivete? Cioè, l'interite è una malattia di cui si sa spaventosamente poco, si sa più del multiverso che dell'Inter, di quello che provoca, degli effetti collaterali che provoca il tifare Inter. Comunque, partita che, al contrario di quelli che dicono, di quello che dicono i tifosi di quella squadra, è stata, al di là del risultato, che mi pare anche meritato, non abbiamo rubato niente, è stata piuttosto impegnativa. A maggior ragione giocandola senza Tonali, giocandola senza Maignan, e poi vedremo anche il capitolo portiere. Leao che ha giocato mezz'ora, Giroud che non ha toccato campo, terzini destri che non esistono più. Ripeto, è stata una partita che, se guardi il risultato, il Milan ha passeggiato, ma questa passeggiata al Milan, bisogna ammetterlo, gli è costata un pochino di fatica. Prima del primo gol, il Monza parte non avendo chiarissime occasioni, però parte comunque dicendo: me la voglio giocare. Il Milan, ok, nel frattempo ha un'occasione per trovare il gol, e l'1-0 deriva da un lancio di Tatarusanu, solito, e Brahim Diaz che, come contro la Juve, parte come un fottutissimo treno. E prova, arriva in porta e ci arriva. Primo commento: si sono scansati, la difesa si è scansata apposta. Io dico, dato che il Milan è una squadra che fraseggia molto, Brahim Diaz sta portando palla, c'è Origi da una parte e c'è Rebic dall'altra, è preventivabile che i difensori vadano a prendere gli esterni, i compagni. Brahim Diaz è stato bravo, ha saltato un altro difensore e ha fatto gol. Ma si è scansato. Il Monza ha un'occasione con Carlos Augusto di quelle nettissime, fa un colpo di testa, come ha detto il telecronista, troppo perfetto. E Tatarusanu qua fa una grande parata, perché finalmente fa una grande parata. E poi troviamo il 2-0 con Brahim Diaz che da Origi prende la palla, si gira, boom. Ciao, palla nell'angolino. Arriva il secondo tempo, Milan fa i suoi cambi, passa la difesa 3 che sinceramente mi è piaciuta e trova il 3-0 con Origi che tira quella sassata dal limite dell'area. Chi si è visto, si è visto. E qua si arriva al piccolo capitolo, si arriva al capitolo perché? Sei 3-0, hai fatto due clean sheet quest'anno contro il Sassuolo che non hai manco vinto e contro la Juve che è un attacco che fa piangere. Arrivi in fondo, manca 20 minuti alla fine di questa partita. Tomori fa un fallo stupido, perché fa un fallo stupido, a 15 metri fuori dall'area di rigore. Fa un fallo stupido, difesa schierata, calcio di punizione, gol del Monza. Allora, da un lato ringrazio quel gol perché io veramente mi stavo frantumando i maroni a guardare questa partita, perché mi stavo veramente per addormentare. Per fortuna questo gol ha un po' riacceso gli animi. Però qua, Cristo, Tatarusanu, ogni calcio di punizione è un gol. È incredibile, incredibile. Anche qui, calcio di punizione, si tuffa, tocca la palla, che sbatte sul palo e va in porta. Grandissimo gol di Ranocchia, grandissimo gol, ma con un portiere normale, come è successo ad Empoli, questa punizione in porta non ci va mai. Poi Leao si accende, il secondo pallone che tocca fa 4-1. De Ketteler purtroppo al 90esimo cicca l'occasione del 5-1, che vuole fare un gol, un Eurogol, bastava con la testolina appoggiarla in porta, ma per lui è troppo difficile. E va così. Io spero che Maignan veramente bruci le tappe, perché doveva rientrare oggi. Sicuramente con Maignan questo è un clean sheet, ma ragazzi, cioè io sono preoccupato di andare a giocare in Champions contro Tarusano. Sono veramente preoccupato, ragazzi. Veramente, veramente preoccupato. Non lo so, speriamo che la difesa faccia il suo lavoro, ma la vedo malissimo.
vedo malissimo, ragazzi. Migliore del Milan oggi Brahim Diaz, che puntualmente si è fatto male, ormai non viviamo di questo, ne rientra uno, se ne rirompono due. E peggiore del Milan, Trosano comunque ha fatto tre parate, alla fine non si può incolpare più di tanto, però forse il peggiore, al netto oggi, direi Tomori, perché provoca quel fallo, ogni tanto fa questa uscita a centrocampo che non hanno veramente senso. Noi ci vediamo domani con la live reaction, che è molto stasera, quindi vedete che domani mattina presto esce. E soprattutto ci sarà la Champions martedì, quindi attenzione. Attenzione che quella sarà tostissima. E ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, seguitemi su Instagram, seguitemi su Twitch. Sempre Forza Milan, i campioni dell'Italia siamo noi. Viva la gente che si scansa. E non solo, aspettate un attimo, ci vediamo anche con Ultimate Team e i pronostici di Serie A che stanno uscendo. Mi invito a vedere oggi quello di Roma-Napoli. Così. Non sapete che fare, siete nuovi su questo canale, non siete nuovi? Apritelo, cercatelo, pronostico Roma-Napoli è il video precedente a questo. Bacioni ragazzi.